Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero allora i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. La parola che oggi la liturgia ci consegna sembra proprio che parli di noi, oggi, in cui ti viene da pensare: ma ne vale la pena sposarsi? Ne vale la pena di dare la vita per il Signore? Perché tanto alla fine, comunque, in un modo o nell'altro, da qualche altra parte qualcosa devi tirarti su, perché non da solo non ce la puoi fare, perché alla fine in qualche modo forse ti devi anche un po' consolare. Allora è bello perché Gesù fa una cosa: intanto riparte da quel sogno originale che Dio ha su ogni uomo e su ogni donna. Ovvero, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Non è una cosa che rimanda all'antichità, 5.000 anni fa o chissà quali altre cose. No, è quello sguardo che Dio ha ancora oggi su ogni uomo e su ogni donna. È bello perché nel momento in cui noi sogniamo un amore che sia che profumi di eternità. Non ci accontentiamo di qualcosa che sia effimero, di un qualcosa che sia da oggi al domani. Noi puntiamo sempre a qualcosa di eterno, però che cosa succede? Che noi ci scontriamo con la nostra fragilità, con la nostra piccolezza, con i nostri errori, con le nostre ferite. E che cosa succede? Che a un certo punto dentro di noi emerge quel pensiero che ci fa dire: ma tanto forse alla fine io non sarò mai amato, io non sarò mai amata, non ci sarà mai possibile un amore per me per sempre. E quindi che cosa succede? Che abbassiamo il livello, che diciamo: forse alla fine non è possibile amare così come il Signore sta chiamando. Forse la fede, forse questo sogno grande è per qualcun altro, non è per me. Io ho bisogno magari di qualcosa di più semplice. Allora che cosa succede? Che noi abbassiamo il tiro. Iniziamo a dire: forse questo è per qualcun altro. Mentre invece la parola di oggi ci dona l'occasione per rimettere al centro, ancora una volta, quell'amore di Dio, donato per ciascuno di noi, chiamato per ognuno di noi a rimettere al centro quel cuore grande. Quella possibilità che hai anche tu di amare per sempre, che non è una possibilità remota, non è qualcosa che riguarda qualche vecchio o qualche anziano, ma è per ognuno di noi. Oggi puoi dire: oggi scelgo di amare, oggi scelgo di donare la vita. È ovvio che oggi non puoi prendere una scelta che sarà per sempre, ma ogni giorno puoi scegliere. Oggi mi lascio plasmare da questa parola che mi permette di ricominciare ancora una volta. Se ci penso anche a questo aspetto in cui anche dire non conviene sposarsi, ma anche questo essere eunuchi per il regno dei cieli, anche questo donarsi totalmente al Signore, vedi, questa potrebbe essere dire: ma sì, lo scegli ed è più facile. No, ogni giorno sia la scelta, anche che fa un prete, anche che facciamo noi, è una scelta di ogni giorno, in cui ogni giorno dico: oggi scelgo te, Signore, oggi scelgo te nella mia vita. E per chi è sposato, oggi scelgo di mettere te al primo posto nella mia vita. E diventa così possibile anche vivere una scelta che sembra così alta, così impossibile, ma nel momento in cui noi, la nostra vita, la basiamo a partire dai nostri fallimenti, dalle nostre fatiche, allora sì, tutti quanti abbassiamo il livello. Ma nel momento in cui guardo da un amore grande e possibile, lì incomincia ad esserci anche una strada che si apre, una possibilità nuova, che non ti dice che sarà tutto perfetto, ma che ogni giorno puoi rimetterti in gioco. È un amore che perdona, è un amore che apre l'eternità. Perché non è un amore che ti dice che non puoi sbagliare, ma questo diventa l'occasione anche per rimettersi in gioco, anche forse per viverlo in maniera più umana, senza ansie di perfezionismo,
di dire non sbaglierò mai, ma con l'occasione di dire mi rialzo in piedi e mi rimetto a camminare insieme a quel Signore che mi chiama ad amare a un amore pieno, eterno, per sempre, come Lui mi ama.